siccome lì ce n'era 80, un'ottantina di ragazzi, ho detto io qui mi voglio portare un pedagogista. Siccome io ho questa abilitazione all'insegnamento per filosofia, psicologia e scienza dell'educazione, e vedo che la pedagogia ormai non si vede più, non si capisce più pedagogista chi è, perché il pedagogista parla come lo psicologo parla come lo psichiatra vende farmaci a tutti e si chiude il cerchio. Allora ho detto io mi porto a Ezio, che era un mio studente, in una scuola serale, e con una grande esperienza, perché è stato amico e collaboratore di Indo Milani. Mi sono ritenuto fortunato, di fatto, non sono di cognome, nel potermelo portare con me e fare insieme queste esperienze. Quindi prima col maresciallo, poi con un mio studente.